Salve a tutti. Se siete qui, immagino vogliate sapere di più di me. Eccovi un veloce assunto della mia storia. Tutto è iniziato nel 2010 con questo video. Lo scopo di questo canale era fare da supporto ad un sito per la traduzione di un gioco open source chiamato Vega Strike. Il progetto non andò in porto, ma inaspettatamente il video fece e fa ancora migliaia di visualizzazioni. Quindi mi sono detto, perché non buttarmi? Nello stesso periodo conobbi Minecraft e Capobastone, da cui presi la voce e l'idea di fare video di griefing su Minecraft. In questi anni ho fatto decine di questi video prendendo spunto da molti altri griefer già conosciuti, cercando però nello stesso tempo di differenziarmi. Nel far questo ho conosciuto un sacco di gente e inaugurato anche nuove tecniche per danneggiare le zone protette, fra cui le ormai celeberri e anti-bootkit. Ho anche introdotto per primo, forse al mondo, l'uso delle shaders nei video di griefing. Altra mia famosa idea, non inerente al griefing, ma più volte utilizzata in alcune griffate, è stata la tecnica della fonderia edile, utilizzabile per creare grattacieli usando la pietrificazione. Ormai per mancanza di voglia, e soprattutto di tempo, faccio video di griefing solo saltuariamente, pur seguendo la community italiana che pratica questo stile di gioco. Recentemente ho rinnovato il mio interesse per i giochi open source e per tutto quanto riguarda la creazione di livelli casuali. Questo interesse lo coltivo sia gestendo una rubrica di recensioni dedicata ai giochi che utilizzano la generazione procedurale, chiamata Random Gameplay, sia con serie specifiche per alcuni titoli che ritengo di rilievo, come Planet Explorers, di cui sto facendo anche la traduzione in italiano. Questo gioco sandbox poco conosciuto è unico in quanto permette di creare ogni oggetto, arma o veicolo con un sistema di modellazione 3D. Altra rubrica che gestisco è dedicata a No Man's Sky. In questa rubrica pubblico delle cinematics per cercare di trasmettere come questo gioco, molto criticato, sia in realtà in grado di far vivere belle sensazioni, oltre ad essere un grande traguardo tecnologico per chiunque sia appassionato di matematica ed arte. È da quando ero bambino che sognavo di vedere un intero universo generarsi sotto i miei occhi in tutte le sue forme, pensando che anche tutto ciò che vedevo nel mondo reale, dalle nuvole agli alberi, fosse descrivibile con equazioni. Se qualcosa di tutto questo ti interessa, ti basterà cliccare sul tasto iscriviti in alto a destra della homepage di questo canale. Arrivederci alla prossima!